Si trattava di una famiglia con la cattiva abitudine di esagerare le reazioni. Tutte le notizie correvano il rischio di essere considerate vere e proprie catastrofi. Si temeva sempre il peggio e si agiva di conseguenza. La vacanza in campagna era ormai alla fine e l'ultima sera la zia uscì con i due bambini a cercare funghi in un boschetto di pini. Si riteneva esperta in materia e di funghi conosceva tutto quello che può insegnare l'esperienza. Come regalo di commiato aveva offerto loro un piccolo cesto pieno di quegli innocenti prodotti che furono preparati dalla cuoca per la cena del giorno dopo. Ma non mancò chi nel bel mezzo del pasto se ne uscì con la fatidica domanda: saranno buoni questi funghi? Non saranno velenosi? Assolutamente no, la zia li conosce bene, li abbiamo presi con lei. Noi raccoglievamo solo quelli che lei ci indicava, risposero i bambini. Purtroppo la domanda era ormai stata fatta e il piatto preparato con quei prodotti campestri era ormai stato quasi tutto consumato. È superfluo dire che nessuno se ne servì ancora. La discussione salì di tono e si trasformò in un panico generalizzato. Nel frattempo, la gatta di casa era salita senza farsi notare sul tavolo e aveva divorato il resto della pietanza che conteneva i discussi funghi della zia. Nessuno glielo impedì, dato che nessuno aveva intenzione di fare il bis. Poco dopo avvenne il fatto terrificante. La povera gatta cominciò a lamentarsi emettendo dei deboli miagolii in un angolo della sala da pranzo. I suoi lamenti erano così fievoli da far pietà, ma in quelle circostanze riecheggiarono alle orecchie di tutti come una sirena nella notte. Evidentemente la gatta era stata avvelenata dai funghi. Nessuno capì più nulla. Tutti cominciarono a percepire i primi sintomi della catastrofe. Poco dopo, la casa era diventata un mare di lamenti, pianti, corse e chiamate d'urgenza ai vari posti di pronto soccorso. In pochi minuti, due ambulanze si fermavano davanti all'edificio. Barellieri che entravano correndo e uscivano portando uno per volta i familiari avvolti in coperte e semisvenuti. Partenza immediata verso l'ospedale e lì urgenti cure d'emergenza. Vomiti indotti, lavande gastriche, antibiotici e ricovero preventivo. Poiché dopo alcune ore di osservazione i pazienti non mostravano più sintomi preoccupanti, furono rimandati a casa con tutte le raccomandazioni del caso. Lentamente, tutti quanti, accompagnati da un paio di infermiere e da un barelliere, salirono le scale. Quando finalmente rientrarono nella sala da pranzo e accesero la luce, si trovarono dinanzi a una scena del tutto inaspettata. La gatta aveva dato alla luce quattro bellissimi gattini che con i loro occhietti ancora chiusi cercavano il ventre caldo della madre, mentre questa li leccava con affetto come per presentarli ben puliti ai nuovi arrivati. I sintomi della gattina non erano stati di morte, ma di vita.